Mamma mia, ragazzi, non può, non sto credendo a quello che ho visto veramente. Ciao, ben ritrovati dal vostro Simon Interista. Non sto credendo a quello che ho visto. Non lo so, guarda, no, non so se questa è la squadra che ho tifato per 10 anni. Perché sì, effettivamente, no, neanche in realtà. Perché io ho iniziato a tifare Inter, penso, prima non seguivo proprio il calcio. Se devo essere sincero, prima di iniziare a tifare Inter non seguivo proprio il calcio. Fino al 2013 io non seguivo un H di calcio, poi ho visto l'Inter nel 2003. Cioè, pensate quanto devo essere tifoso malato per iniziare a tifare Inter nel 2013. Kuzmanovic, Jonathan, Dio santissimo, ho avuto brutte visioni, non le voglio più avere. Ma ragazzi, cioè, non mi sembra vero che questa non è l'Inter. Cioè, nel senso, questa è l'Inter, per fortuna è l'Inter. Ma ragazzi, cioè, non ho veramente parole, cioè 5-0. Ok, era la Salernitana, però 5-0 giocando in questo modo, ragazzi, mi sembra di sognare, veramente. Non lo so, guardate, non ho idea di quello che ho visto, cioè, raga, non so più cosa sia reale. Allora, vorrei parlare della partita, nel senso, vorrei fare un'analisi, però, cioè, mi sono detto... Ma che analisi vuoi fare? Cioè, l'analisi della partita è questa qua. L'Inter ha dominato dal primo al 90esimo. Punto, fine. Questo è stato... Nel senso che, sì, ok, la Salernitana ha fatto qualche sortita offensiva, ha avuto il pallone dell'1-1 quando abbiamo fatto, dopo che abbiamo fatto l'1-0, dove Handanovic lì ha fatto una gran parata, e meno male che Handanovic era scarso, e devo dare anche le mie scuse personali, perché io dissi che Handanovic era bollito, non bollito, come dissi un po' tanto tempo fa, quando avevo smesso. Insomma, comunque non ero, non dicevo parole lusinghiere su Handanovic, e devo essere sincero, adesso mi sta facendo ricredere un po' su tutto. Handanovic ci ha salvato oggi, perché parliamoci chiaro, non che, attenzione, non che adesso devo dire, senza Handanovic adesso avremmo perso la partita. Ovviamente non lo posso sapere. Però se stai 1-0, comunque la Salernitana ti pareggia, poi magari lì la partita cambia. Che ne sai come va a finire? Magari vinci lo stesso, però fatichi il triplo, perché comunque la Salernitana lì, dopo l'1-1, capace si galvanizza, comincia a giocare, capace ti strappa pure qualche punto. Invece, ragazzi, è andata piuttosto bene, piuttosto molto bene. 5-0, e devo dire, ragazzi, bene tutti, non c'è nessuno che sta sotto il 6. Se proprio devo dire il meno meglio, perché non voglio dire il peggiore in campo, perché non ci sono peggiori oggi, cioè, nel senso, il peggiore in campo ha fatto comunque una partita buona, e sto parlando di Dzeko, no? Nel caso lo voleste sapere. Dzeko non ha fatto una partita esaltante, nel senso, non era il solito Dzeko, però, bisogna dire, ragazzi, che comunque, nonostante, ripeto, non abbia fatto una partita eccellente, comunque il suo l'ha fatto, si è mangiato anche un gol di testa praticamente a porta vuota, anche se lì era difficile, dato che il portiere c'era, praticamente gli stava a 1 metro, e lui l'ha lisciata all'ultimo secondo, e lui ovviamente magari non ha avuto i riflessi per battere a rete. Sicuro, il migliore in campo invece, ragazzi, perdonatemi, ma Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, ragazzi, non so che cose, di quali steroidi si sia fatto, però so di per certo che adesso è diventato un giocatore fondamentale. Cioè, Çalhanoğlu veramente dominante, è la creatività fatta giocatore. Cioè, nel senso, raga, è lui che si inventa le giocate, è lui che sulla tre quarti si inventa da in là per magari il gol. Altro gol da calcio d'angolo, raga, come batte i calci d'angolo Çalhanoğlu, io penso veramente che li battano in pochi, raga, perché veramente ogni volta che li batte Çalhanoğlu è un pericolo per le squadre avversarie. Ovviamente anche perché abbiamo tanta fisicità e abbiamo tre difensori centrali di testa, insomma. Non è che se la cavano male, Skriniar, De Vrij, Bastoni. Forse Bastoni è quello più scarso di testa tra i tre, ma pensate che sono di... Cioè, pensate agli altri, voglio dire, De Vrij e Skriniar non è che siano proprio due scarzoni. E... Non lo...
diciamo che fondamentalmente Çalhanoğlu sì, migliore in campo. Piccola nota, diciamo piccola nota negativa su Barella, il giallo, potevi evitarlo. Ok, era comunque una partita, era comunque all'inizio, magari la foga, ok, però devi essere un po' più controllato, cioè non puoi fare un'entrata del genere, Barella, parliamoci chiaro. Niccolò, devi un po' svegliarti su queste cose, perché se eviti queste cose qua, come contro il Real Madrid, troppo impulsivo, troppa foga, troppa adrenalina, che per carità va anche bene, nel senso che se l'adrenalina magari ti fa correre il triplo. E già tu corri abbastanza, quindi se già corri, se corri pure il triplo, qua veramente diventi il miglior centrocampista d'Europa. Però, a parte questo, a parte queste cose, devi controllarti un po' nella foga, perché se arrivi troppo, cioè la palla di quel giocatore l'aveva già data, quindi non c'era bisogno di fare quell'entrata lì scomposta, cioè un giallo proprio gratuito, senza alcun motivo, che ti fa saltare la gara contro il Torino, che sarà rognosa e non poco. E quindi sinceramente, ragazzi, per il resto comunque ha giocato anche una buona partita, attenzione, Barella non è che ha giocato male, anzi, il suo lo fa sempre, anche quando non segna non fa assist, comunque corre, comunque va a recuperare i palloni, comunque magari qualche giocata se la inventa, tipo il colpo di tacco per servire D'Ambrosio, che poi lì, insomma, Danilone se avesse fatto con la giro di sinistro, penso che Meslier aveva preso il palo, porca puttana, il palo. Ma a parte questo, raga, sinceramente, bene tutti gli altri, cioè, assolutamente nulla da dire. Piccola nota invece la volevo fare ad Inzaghi, avrei preferito vedere almeno, non dico tanto, ma almeno un quarto d'ora, 20 minuti, Satriano, perché sul 4-0 contro la Salernitana, o anche sul 3-0, perché magari 20 minuti ancora non c'eravamo, però sul 3-0 la Salernitana mi piacerebbe vedere anche qualche giovane, perché raga, parliamoci chiaro, i giovani sono il futuro di una squadra, cioè se tu fai esordire i giovani, e magari poco a poco gli fai prendere confidenza con la Serie A, eviti di mandarli in prestiti inutili, in giro per l'Italia o peggio per il mondo, dove si bruceranno, tranne qualche eccezione rarissima, dove si bruceranno e non combineranno mai niente, ragazzi. Un esempio che io faccio sempre è Pinamonti. Pinamonti, ragazzi, secondo me è un ottimo giocatore, è un ottimo giocatore, cioè le qualità ce l'ha, è un'ottima punta, il senso del gol, eccetera, eccetera. Però cioè, è stato bistrattato un po' troppo, secondo me, mandato troppe volte in prestito, non gli è stata mai data la possibilità di incidere, cioè le uniche volte che è entrato erano veramente, cioè, Pinamonti ha giocato nel 5-1 sull'Udinese, a campionato già finito, perché praticamente avevamo già campione d'Italia, quindi fondamentalmente non è che fosse una partita così tanto importante, e comunque sì, ha anche segnato, però insomma un po' troppo poco, e poi avrà fatto forse uno scampolo in Champions League, ma neanche, cioè forse in campionato qualche scampolo, cioè secondo me dovremmo dare più valorizzazione a questi giovani, cioè farli uscire prima, perché non è, perché magari hai visto mai, magari quello che fai entrare non è un fenomeno, però ragazzi, Satriano a me non sembra così scarso. Zanotti è entrato contro la scorsa partita, abbiamo giocato, non mi ricordo neanche, è entrato e comunque ha fatto una discreta partita finché è stato in campo. Quindi sinceramente, ragazzi, io non penso che noi abbiamo dei giovani così scarsi, anche perché l'Inter primavera, ragazzi, è sempre alta in graduatoria nella Serie A, quindi voglio dire, non è proprio scarsissima, la primavera dell'Inter. A parte questo, però, Inzaghi è stato perfetto, ragazzi, cioè, io penso che veramente Inzaghi stia facendo un lavoro assurdo, assurdo, perché come fa? Cioè, ha portato una squadra che già aveva vinto. Ok, già aveva vinto lo scudetto, quindi il rischio era che molti giocatori fossero già pagati, si sentissero già pagati. In più, ha perso due pezzi da 90 come Lukaku, Hakimi. Praticamente Hakimi subito, ok, Lukaku all'inizio della stagione, cioè potevano essere due mazzate pesanti invece. Scusate. Sta facendo anche meglio, secondo me, di Conte, sicuramente gioca meglio.
Ma secondo me potrebbe arrivare anche sopra Conte. Se continua di questo passo, potrebbe arrivare tranquillamente anche sopra Conte, come anche come punteggio. Cioè, ragazzi, assurdo. Ha trasformato una squadra. Ha trasformato la squadra che, proprio, che partiva, sì, ok, come campione in carica, però non come favorita assoluta. Cioè, non eravamo il Bayern Monaco. Forse se avessimo mantenuto l'intera squadra dell'anno scorso, partivamo come favoriti già subito. Invece, quest'anno, comunque, complici gli addii di Lukaku Hakimi. Abbiamo avuto, cioè non siamo partiti subito come strafavoriti. Eravamo una delle favorite, però non la strafavorita in assoluto, la numero uno. Invece adesso, raga, è tutta un'altra storia. Che dite? Stanno dimostrando sul campo che valgono. E allora, vittoria importantissima, ragazzi, perché comunque ci porta, ci fa allontanare un po' da tutte. L'Atalanta giocherà contro la Roma e spero che la Roma non faccia la solita partita di merda. Ci serve una bella partita per piacere. Milan-Napoli, sinceramente, non ricordo con chi giocano, ma speriamo che con chiunque andate. Ah no, Milan-Napoli giocano insieme. Mi ero scordato. Cioè, Milan-Napoli, quella sarà una partita da vedere perché speriamo tutti e quanti nel pareggio. Nel pareggio sarebbe proprio una cosa. Quella che risolve tutti i problemi, pareggino 1-1, un punto a testa e state tutte belle dietro. Due punti recuperati a capoccia. Vai, 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 vai. Tutti dietro, tutti dietro. E l'Atalanta, vediamo la Roma, contro la Roma cosa farà. Sicuramente non sarà un'impresa facile, ma speriamo che la Roma non faccia la solita partita di merda. Detto questo, ragazzi, qua sotto nei commenti voglio sapere la vostra opinione su questa partita. E voglio anche sapere da voi se noi siamo i favoriti numero uno per lo scudetto, oppure se voi avete un'altra, diciamo, squadra che secondo voi vincerà lo scudetto. Però, come al solito, ragazzi, oltre ai commenti, voglio anche che mi fate vedere con dei mi piace qua sotto che questi video vi piacciono, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati su tutti i miei video. Noi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.